Intanto buongiorno a tutti, è molto bello vedere un teatro pieno alle 11 mattina a parlare di questo, prendere spunto solo da questo magnifico film di Margherita Hon Trott, pieno di passione, cioè è uno di quei film che chi scrive cinema, insomma, chi lo pratica si rende conto, cioè, lo senti quando c'è una passione, no? Che ti fa, cioè, questo film lo dobbiamo fare. Io me l'ero immaginato, quello che tu poi ci hai raccontato, ricordo quando vidi questo film 25 anni fa, l'impressione che mi fece fu anche una, no, certo non la causa determinante, ma insomma, uno di quei fattori che poi mi indussero quando mi fu chiesto di accettare di andare in corte d'assise, dove appunto mi venne proposta la scorta perché c'era il processo alla banda della Magliana, ma il giudicante non ha mai corso di questi rischi, neanche allora. E molti colleghi furono colti da una crisi improvvisa di vocazione, perché quel processo aveva, insomma, intercettazioni scottanti, comunque il primo grande processo di criminalità organizzata e vari omicidi che si faceva a Roma, città molto diversa dalla Palermo evocata, una, no, città molto più soft, in cui i conflitti tendono ad ammorbidirsi, in cui la violenza nei confronti dei magistrati noi l'abbiamo conosciuta ai tempi del terrorismo rosso e nero. Tutto quello che hanno detto Michele Emiliano e Gianrico Carofiglio io lo condivido. Abbiamo vinto. Se la trattativa, qualche storico ha studiato molto approfonditamente il tema della trattativa dal punto di vista della storia, io aspetto ovviamente le motivazioni della sentenza, aspettiamo l'appello, aspettiamo la Cassazione. Per chi ha letto e conosce un po' di storia italiana, il concetto di trattativa è consustanziale ai rapporti tra alcuni pezzi dello Stato e alcune realtà territoriali italiane, a partire dal 1838. Il primo documento è una relazione del procuratore borbonico del re Don Pietro Ulloa, il quale lamenta questi patti tra il popolo e i malandrini, e poi andiamo a dibattiti parlamentari. La destra storica va al potere, accusa la sinistra storica di collusioni con la mafia, con due F, promettendo che farà pulizia. La sinistra storica torna al potere e denuncia le collusioni mafiose della destra storica. L'inchiesta Sannino Franchetti sostiene la necessità di affidare a funzionari non siciliani la lotta alla mafia, perché altrimenti loro avrebbero comunque respirato un humus culturale e via dicendo, una cosa che faceva infuriare i siciliani come Falcone e Borsellino, per i quali invece toccava a loro proprio perché erano in prima fila. E così, se voi leggete la storia della mafia di Salvatore Lupo, troverete questa indicazione per cui il combattente antimafia, soprattutto poliziotto o carabiniere, a un certo punto si deve sempre guardare alle spalle, perché non si può fidare mai fino in fondo della sua istituzione, il che non ha mai significato lo Stato fa patti con la mafia. Ha sempre significato, nello Stato ci sono stati atteggiamenti dialettici, alcuni perversi di collusione, la maggioranza di combattimento, di lotta a viso aperto. Questo per gli storici, perché ha riflettuto, diciamo, in chiave culturale sul fenomeno, è un patrimonio acquisito, altro è vedere se ci sia un reato. I reati per i magistrati sono delle condotte che rispondono a degli schemi astratti di legge, è quello che deve andare a verificare. Tutto questo in un film, come dire, così caldo come quello di Margherita, così intenso, beh, ma già tu quando facesti Gli anni di piombo, no, cioè, già lì c'era, come dire, un rapporto immediato con l'oggetto, un oggetto incandescente maneggiato senza nessun distacco. Il distacco dalla narrazione in genere è il crimine peggiore che l'intellettuale italiano o l'uomo di spettacolo italiano fa quando deve confrontarsi con la storia, è questa paura, questo pudore che poi diventa una paura. Ma proprio per questo è un film storico, è un film che racconta un pezzo d'Italia e una realtà che non c'è più, non solo iconicamente, perché i telefonini erano grandi e con le antenne, perché i computer erano, dicevamo con Gianrico, il TL Toshiba 1000, che era il primo computer portatile, non esistevano, cioè, capite, le videocassette. Compravamo rigorosamente da soli, se no, certamente. Pagando pure l'IVA allo Stato, perché esatto,
sia il computer, tutti noi avevamo sia il computerino portatile che quello fisso in ufficio, quando ne arrivava qualcuno cominciava la lotta a coltello per chi si prende il computer, no, in genere andavano dei dirigenti ultra sessantenni che non avevano mai visto una tastiera e poi ti chiamavano e dicevano: ma perché non posso cancellare? E guarda, puoi cancellare, ma come cancella la macchina da sola? Aneddoti ne abbiamo migliaia.